Il famoso ospedale Poliambulanza di Brescia ha celebrato ieri i suoi 25 anni dall'apertura dei reparti, avvenuta il 1 settembre 1997 in via Bissolati. Fondazione Poliambulanza ha in verità una storia lunga più di un secolo, è nata infatti per opera della Congregazione Ancelle della Carità, che a Cremona hanno istituito la Fondazione Teresa Camplani e l'omonima Casa di Cura Ancelle della Carità. L'ospedale bresciano, per la sua alta qualità, richiama utenti da altre città e vanta eccellenze in diversi campi della medicina. L'iniziativa di avere costruito una struttura funzionale e moderna in quest'area della città è stata sicuramente il frutto di una visione lungimirante e strategica, perché l'attività che si è sviluppata in questi anni è davvero impressionante. Quindi è un ospedale che era partito con la metà dei posti letto attuali e con un quarto del personale. Oggi siamo arrivati ad avere 650 posti letto accreditati con 2.100 persone che lavorano. Si è voluto dare evidenza anche simbolica ad alcuni aspetti che poi connotano questo ospedale. Per esempio il nostro punto nascite, che per dimensione con i suoi 2.900 nati l'anno è il quinto in Lombardia ed è un riferimento per un bacino che va anche oltre i confini della provincia di Brescia. Sono tanti i pazienti di Cremona che scelgono Poliambulanza perché è riconosciuta come una struttura particolarmente affidabile nel campo, per esempio, dell'ortopedia, della neurochirurgia, dell'oncologia e anche agli altri settori. Poliambulanza è un ospedale privato non profit, non abbiamo la necessità di remunerare alcun socio, ma tutto quello che viene generato viene reinvestito verso la qualità dell'assistenza e la dotazione di attrezzature, il tutto verso sempre una migliore cura e verso la sicurezza di chi opera e di chi viene assistito in poliambulanza.